fauvismo fu il primo movimento espressionista e la prima avanguardia artistica. Prese il nome da fauve, che in francese vuol dire belva, bestia feroce. Nome dato a questo gruppo in senso dispregiativo da un critico d'arte dell'epoca che non apprezzò l'uso di colori forti accostati in maniera completamente antinaturalistica. Esposero per la prima volta nel 1905 al Salon d'Automne. Henri Matisse fu il più famoso del gruppo. Insieme a Matisse esposero alla mostra del 1905 De Rennes, Fries, Marquet, Ruol, Vlaminck e l'olandese di nascita Van Dongen. Più tardi si unirono Dufy e Braque. Tra le figure minori collegate al gruppo c'erano Jean Putty e Louis Valtat. Il fauvismo fu una meteora di breve durata. Il gruppo di artisti lavorò insieme tra il 1905 e il 1907 circa. Già sul finire del 1907 il movimento era ormai estinto, ma la sua influenza sull'evolversi dell'arte contemporanea fu importantissima e durevole. Il fauvismo nacque, si sviluppò e si esaurì in Francia, in particolare a Parigi, ma ebbe rapporti anche con altri paesi vicini, in particolar modo la Germania. Van Gogh e Gauguin avevano fatto scuola e spinsero questi giovani artisti ad abbandonare le sofisticherie di un'arte estremamente raffinata per forme e schemi cromatici schietti, elementari e immediati. Li spronarono ad amare intensamente i colori semplici, le audaci armonie barbariche e a rifiutare le sottigliezze. Così il fauvismo ebbe tutto il merito di dare un taglio netto all'idea che legava l'arte all'imitazione naturalistica della realtà. Se il video ti è piaciuto, lasciami un like qui sotto e scrivi nei commenti le tue opinioni, le tue impressioni e magari anche i suggerimenti per i prossimi argomenti da trattare insieme. A presto!